Dopo la pubblicità e gli ultimi aggiornamenti delle news, torna Segno 7. Ecco, il fatto che ci siano, per esempio, in questa devoti a questa comunità, a queste caratteri della comunità di Bose, ci siano molti devoti non credenti, atei, agnostici, come questi personaggi famosi, che cosa vuol dire? Cioè, significa qualcosa? Che senso ha che uno che non crede, però in qualche modo si avvicini in fondo a un, non so se sei una congregazione, un ordine, una comunità comunque religiosa, che quindi come struttura, insomma, nasce su una fede, non so se sbaglio, ha forse qualcosa a che fare con il bisogno di Dio, per cui bene o male in qualche modo bisogna soddisfare un bisogno, anche se poi, scusate il bisticcio, anche se poi alla fine non si arriva a nulla, non lo so, insomma io ho fatto un po' di confusione perché effettivamente non capisco molto questa posizione. Padre. Vabbè, innanzitutto allora inizio con il precisare che la comunità di Bose è una comunità di tipo monastico, nasce nel post-concilio e come tutte le comunità monastiche, ecco, ha una sua singolarità, la sua singolarità che è composta da maschi e femmine, la sua singolarità anche che è composta da cattolici, da riformati, da ortodossi molto vicini alla comunità. E come ogni comunità monastica, ecco, è fondata sul lavoro, sulla preghiera e sulla ospitalità. Una ospitalità, ecco, aperta, ampia, e questo spiega perché poi in fondo a Bose vengano anche questa gente. Innanzitutto che cosa ha a che fare? Innanzitutto questo ha a che fare con un bisogno umanissimo oggi di cercare e di creare spazi e tempi di incontro, di dialogo, ove ciascuno è cattedra all'altro, racconto all'altro, compresa, ecco il pensiero va a Martino, al Cardinal Martini, compresa la cattedra dei non credenti, creare uno spazio ove il credente è occhio che vede, il non credente, è parola al non credente, è ascolto discepolare del non credente. Dimmi che cosa hai da dirmi. E ugualmente, ecco, il non credente sta in questo spazio proprio di incontro e di incontro amico e nel dialogo. Quindi c'è questo bisogno, nel tempo in cui non ci si vede, non ci si ascolta, non ci si parla, ecco uno spazio in cui la diversità si incontra. Si vede, si ascolta, si parla, si rispetta. Quindi ha a che fare poi con il bisogno, anche questo umanissimo, di ridirci insieme ciò che unisce credenti e non credenti. Siamo tutti uomini di domanda, di ricerca, di invocazione, di attesa di qualche frammento di luce che dia senso al giorno dato a vivere e all'ora data a morire.
è importante oggi che esistono ancora e che si conservino questi spazi che mantengano viva la domanda, nel tempo in cui il rischio è di uccidere la domanda, il senso delle cose. Quindi che mantengano viva, ecco, questa tensione del pellegrinaggio in cerca di senso. Questo unisce l'uomo in quanto uomo. Ed è bene conservare spazi e tempi ove la memoria della domanda, ripeto, della ricerca, dell'invocazione, dell'attesa sia conservata viva. Anche per le generazioni future non è escluso che ne abbiano di nuovo fame e bisogno. Poi ha a che fare questo incontro con il bisogno umanissimo di uscita dal settarismo. Ecco, da questo essere chiusi nelle proprie identità quasi esclusive ed escludenti e rendere pubblica la propria opinione, rendere manifesto all'altro la propria visione della vita. Ciascuno fedele alla propria coscienza, il bisogno di ascoltare le ragioni dell'altro, il bisogno che queste ragioni siano messe in comune per il bene di tutti. In questo senso, il non credente, che tra l'altro esprime qualcosa di non credente che è anche dentro i credenti, in questo caso il non credente, con la sua critica alle ragioni della fede, finisce in questo contesto amicale per purificare la fede stessa, per costringerla all'essenziale e, da un lato, d'altro lato, il credente costringe il non credente a rendersi conto delle ragioni della fede. E quindi si diventa una provocazione reciproca. Una provocazione reciproca e conclude a partire da un punto condiviso. E il punto condiviso è che credenti con le loro zone da evangelizzare, non credenti con i loro dubbi, questa è la vera laicità, ecco, il dire, ecco, che c'è sempre uno spazio a rivedere le proprie posizioni all'interno di tutto questo. Tra questi amici che frequentano Bose emerge un aspetto singolare, l'attenzione alla umanità di Gesù di Nazareth. Gesù di Nazareth è un tu, che, ecco, in questo senso, ecco, è assunto proprio come il modello della vita buona e come la nostalgia dell'infinito presente in ogni uomo. Ecco, su queste cose, ecco, ci si trova. Ci si trova poi attorno, e quindi a queste domande di fondo, al senso della vita, ecco, alle risposte al senso della vita, ecco, in un contesto poi molto, oserei dire, molto amicale e anche molto conviviale, dove condivisa in fondo è la bellezza, dove condivisa è l'attenzione, ecco, all'ambiente
Quindi più che, come dire, dividerci sulla fede fra credenti e non credenti, che è un aspetto, diciamo, abbastanza meccanico e che impoverisce, lei ha chiarito il fatto che quello che conta è la ricerca di senso, e la ricerca di senso è quello anche che unisce, perché comunque sia il desiderio, diciamo così, di trovare un senso in generale a tutto ciò che viviamo, alla vita stessa, eccetera, è già di per sé un aspetto positivo, perché da lì può nascere la fede, può nascere anche la non fede, ma l'importante è che, bene o male, l'umanità si manifesti anche in senso, come dire, di vicinanza proprio, anche di dialogo, ricorrendo a questo sforzo di tensione verso un senso che, bene o male, in qualche modo automatico non è. Quindi il problema della fede, per esempio, non so, non ci vuole nulla a dire io ci credo e sono credente oppure non credente. Cioè, il problema fondamentale è proprio quello che mi pare abbia toccato lei e anche molto chiaramente, tanto da farlo capire ai profani e insomma, agli inesperti come posso essere io e mi faccio la parte del pubblico, insomma. Volevo passare a Bruno Meucci. Dunque, l'eterno problema della scienza o del contrasto fra la scienza e la fede in un Dio, insomma. La fisica, che è la scienza fondamentale, insomma, della natura, ha fatto passi da gigante davvero nel Novecento, a cominciare da Einstein, eccetera. E molti di questi fisici, io mi ricordo, non so, le affermazioni di Margherita Hack, fra l'altro, illustre astrofisica, era perfettamente convinta e quindi negava non solo qualsiasi Dio, ma perfino il bisogno, insomma, non aveva nessuna importanza. Ecco, in che rapporto sta questo bisogno effettivamente che si rileva nell'uomo in tutti i tempi e i progressi della scienza che sembrano manifestarci, alcuni dicono che insomma c'è bisogno di Dio perché ci sono altre cose. Insomma, mi sembra molto misterioso, però comunque sia, il rapporto fra scienza e religione è un rapporto ancora abbastanza, non so com'è, ecco, diccelo te. Vabbè, intanto saluto tutti i nostri ascoltatori. La domanda che mi hai rivolto, Franco, è una domanda seria e molto impegnativa. Certamente in 5 minuti sarà difficile, ecco, diciamo, rispondere in maniera esauriente a una domanda del genere. Vengono pubblicati continuamente libri sull'argomento, ciò significa che la domanda sta a cuore a molti. Anche perché attualmente c'è una corrente di pensiero, tu hai citato Margherita Hack, ma ci sono appunto pensatori, specialmente provenienti dal mondo anglosassone, americano, che sono un po' catalogati sotto diciamo, la dicitura del nuovo ateismo, che si fanno proprio forza delle conquiste della scienza, delle nuove scoperte, per affermare che la fede religiosa è diventata un qualcosa ormai di obsoleto. Appartiene un po' all'età primitiva dell'uomo. In realtà non fanno altro che rispolverare i vecchi argomenti contro la fede, Quello sì. dell'ateismo, diciamo, militante, del positivismo di fine Ottocento, aggiornandoli sulla base delle nuove scoperte, soprattutto nel campo della biologia, evoluzionista e così via. Però c'è anche tutto un altro versante, e appunto qui mi riferisco proprio a quello della fisica che tu hai, insomma, che tu hai menzionato, in cui invece il rapporto tra scienza e fede è molto stretto. È molto stretto perché fin da Galilei, lo stesso Galileo Galilei, che era uno scienziato credente, tra l'altro, pur avendo distinto nettamente gli ambiti della scienza e della fede, però appunto quando indagava la natura, cercava nella natura, per così dire, l'impronta del suo autore, l'impronta di Dio. E gli scienziati stessi si meravigliano perché quando studiano sia l'universo in grande, il macrocosmo, ma anche quando studiano le particelle elementari della materia, scoprono che alla base,
ciò che struttura il nostro universo nell'immensamente grande, nell'immensamente piccolo, sono delle leggi così rigorose che possono essere espresse in formule matematiche concise ed elegantissime. E quindi la domanda sorge spontanea: chi è l'autore di queste leggi? Come mai il nostro universo non è affidato al caos, ma è strutturato dalle leggi che possono essere espresse in formule matematiche? E poi ciò che desta stupore ancora maggiore è che la mente dell'uomo abbia la possibilità di comprenderle, queste leggi. Chiaramente non le può comprendere tutte, e questa è un'altra meraviglia che si spalanca agli occhi dello scienziato. Più va avanti la conoscenza, più si aprono dei campi nuovi di scoperta. La conoscenza non finisce mai. Però c'è la possibilità, appunto, di vedere nella natura queste leggi, diciamo, rigorose, matematiche, che appunto destano stupore. Giovanni Paolo II, appunto, ha lasciato una frase molto bella che dice: la scienza ha radici nell'immanente, ma porta l'uomo verso il trascendente. Quindi è chiaro che il campo di indagine della scienza ha le radici nell'immanente, nel mondo qui, ora, nel mondo materiale in cui viviamo. Però, appunto, trovando quest'ordine nel mondo, è chiaro che la mente umana, la mente degli scienziati, diciamo, più sensibili ma anche più intelligenti, è naturalmente spinta a porsi una domanda sull'autore dell'ordine che viene scoperto nell'universo. Tu hai citato appunto Einstein, ma negli ultimi anni della vita di Einstein, cioè, è stato uno scienziato che si è interrogato di continuo sulla questione religiosa, teologica, tant'è vero che forse destava anche un po' di stupore nei suoi colleghi nel campo scientifico. E c'è una frase famosa di Einstein: la scienza senza la religione è zoppa, la religione senza la scienza è cieca. Per cui appunto anche Einstein portava avanti questo discorso di ricerca sia scientifica ma allo stesso tempo religiosa, anche se ovviamente non si può, diciamo, considerare Einstein un cristiano, perché la concezione di Dio di Einstein era diversa da quella appunto del Dio biblico cristiano. Ma in ogni caso c'è sempre, anche in uno scienziato come lui, questa, diciamo, questa forte domanda appunto, che poi si riassume anche nella sua celebre espressione: mi rifiuto di credere che Dio, creando il mondo, abbia gettato dei dadi su un tavolo, no? Che il mondo sia stato originato frutto del caso. Come diceva sempre Locke, mi ricordo, no? Che poi era simpatico, no? Diceva è frutto del caso. Beh, anche definire il caso comunque è un bel problema, voglio dire, non è che sia proprio facile definire il caso, probabilmente anche quello è un mistero, no? Insomma, comunque sia, professor Meucci chiariva il fatto che i progressi della scienza, basta leggere, se uno ha la possibilità o anche la voglia, insomma, leggere qualche bravo fisico divulgatore, grandi ricercatori che sanno divulgare in maniera tale che riescono a far percepire qualcosa anche a chi non fa scienza propriamente. Che la regola fondamentale è questa, che ti aprono sempre di più, come dire, l'inconoscibile, quindi non c'è mai la percezione di arrivare in fondo, sembra quasi impossibile, eccetera. Tutto questo non è altro che il mistero, quindi è ovvio che fa sorgere un bisogno, che è un bisogno religioso, qualcuno può negare, però in linea di massima non è necessario ipotizzare che fra la scienza e il bisogno di Dio dall'altra parte, scusate, ci sia effettivamente una discordanza necessaria. Io manderei ora, pregherei la regia di mandare in onda un filmato preparato da Cristina Minotti, che è una scheda appunto su questo tema, montato da Remigio Borghesi. Oggi ha bisogno di Dio? Ogni traccia nella storia evidenzia un profondo bisogno di spiegare l'esistenza del mondo. Inoltre non c'è aspetto della vita umana che non affronti la questione soprannaturale e divina. Sia che si parli di filosofia, di letteratura o... Che diceva qualcosa a noi? Sì, lo danno dopo, hanno un problema. Dice, torna in studio, lo danno dopo.
Va bene, allora abbiamo avuto un problema, siamo di nuovo in onda, sì, abbiamo avuto un problema con il filmato, vediamo un po' se si riesce a sistemare la cosa, andiamo avanti noi con la nostra conversazione. Padre Giancarlo, si può motivare allora, approfittando appunto di quello che si diceva con il professor Meucci, motivare in modo razionale il bisogno di Dio e non considerarlo soltanto una spinta sentimentale oppure una generica ricerca, diciamo, di senso? Cioè, si può ragionare su questo? Si può ragionare. Si può ragionare, ecco. Si può ragionare. Ma vorrei rispondere alla domanda, ecco, partendo dall'esperienza. Certo. Io sono un essere, una creatura, ripeto, di domanda, di ricerca di senso. Sono, ripeto, un mendicante, non mi vergogno, un mendicante frammenti di luce. Ho bussato a molte porte, la cultura, il cuore, le religioni. Sono domanda, sono ricerca, sono anche ingresso nel senso. Iniziato, noi parliamo di senso, ma di che si tratta? Iniziato adesso, dall'anelito alla vita buona, che è in me, come in ogni uomo, iniziato adesso dalla nostalgia di infinito, dell'oltre, mai contento del come stanno le cose, che è in me come in ogni uomo. Proprio determinato questa ricerca dal desiderio di felicità. Non sono felice se non realizzo me stesso. Sono come un seme chiamato a divenire albero. Ecco queste ragioni, l'anelito alla vita buona, la nostalgia di infinito, il desiderio di felicità. Queste ragioni sono le ragioni del cuore. È proprio il pellegrinaggio nella mia profondità che mi ha aperto gli occhi su che cosa dimora nella mia profondità. L'anelito, ripeto, alla vita buona, la nostalgia di infinito, il desiderio di felicità. Queste ragioni del cuore le ho poi confrontate con quello che la filosofia o la scienza hanno da dirmi e ho trovato conferma di queste ragioni del cuore, umanissime quindi, proprie a ogni uomo, nei grandi racconti di senso che sono i testi delle religioni. Sapendo che accovacciato davanti al mio cuore vi è il contrario. Sono anelito di vita buona, ma posso fare il male. Sono nostalgia di infinito e sono per la morte. Sono desiderio di felicità, ma quanta infelicità in me e attorno a me. Allora, ecco che è nell'orizzonte del senso, è una vita buona. È una vita buona è quella che si prende cura di sé, dell'altro e del creato.
aperta al sempre oltre. Questo è il mestiere dell'uomo. Ma qui nasce una nuova domanda. Una nuova domanda. Ed è onesto, umanamente onesto, ecco, accogliere le domande che emergono dall'uomo. Chi ha posto in me questo anelito, questa nostalgia, questo desiderio? Chi? Ora, e anche più onestamente, registro tre tipi di risposte. Non lo sappiamo. Il buono, l'eterno, dicono altri. Chi ha posto in me l'anelito alla vita buona? Il buono. Chi ha posto in me la nostalgia d'infinito? L'eterno. Chi ha posto in me il desiderio di felicità? Il buono e l'eterno, che hanno un solo sogno, che l'uomo sia felice. Sia felice. Una terza risposta è forse. Forse è vero chi dice il buono e l'eterno, forse ha ragione chi dice non lo so. Il forse. Ora, tutto questo è razionale. Tutto questo è razionale. Ecco, fa parte del cammino dell'uomo. E l'uomo, ascoltando le ragioni del cuore, ascoltando chi ha posto nel cuore determinate cose, ascoltando la tradizione culturale dell'umanità, l'uomo, come dice Paolo nel discorso agli ateniesi, proprio tastando come attentoni, può arrivare a dire: l'anelito alla vita buona è posto in me dal buono, la nostalgia di infinito è posta in me dall'eterno. Si rimane nello stupore. Poi c'è un quarto passaggio che è forse padre, mi scusi, ma sì, dobbiamo andare in pubblicità e non vorrei interromperla a mezzo, quindi fermiamoci qua. Ecco, ecco, siamo ritornati in studio e dovrei, come dire, riprendere un po' il discorso con padre Giancarlo. Mi pareva, insomma, che in qualche modo ci desse, continuasse ad approfondire il suo assunto iniziale della ricerca di senso, che però non è soltanto un bisogno, ma è anche un qualcosa su cui si può ragionare, insomma, razionalmente si può affrontare. Ora però vorrei rimandare, se la regia me lo consente, il servizio di Cristina Minotti e Remigio Borghesi sul tema che stiamo trattando stasera, cioè il bisogno di Dio nell'uomo. Vediamocelo un po', se è possibile. L'uomo di oggi ha bisogno di Dio? Ogni traccia nella storia evidenzia un profondo bisogno di spiegare l'esistenza del mondo. Inoltre non c'è aspetto della vita umana che non affronti la questione soprannaturale e divina. Sia che si parli di filosofia, di letteratura o di arte, si dibattano questioni scientifiche o politiche, o del modo in cui ognuno conduca la sua vita, si impone il riferimento ad un Dio che spesso fa la differenza. In questo momento storico, ricco di grandi possibilità e tecnologia, ma segnato da una vasta crisi economica e da serie minacce per l'umanità, è ancora necessaria una profonda riflessione sui fondamenti della civiltà umana, sulle grandi domande che hanno da sempre interessato l'uomo. Negli ultimi decenni si è assistito ad uno spostamento di attenzione e di impostazione della ricerca filosofica. Si ha l'impressione che si stia passando da una stagione di perdita delle risposte ad una stagione di rinuncia alle domande. Oggi la ragione filosofica sembra prendere sempre più le distanze dal nichilismo
in cui si sta chiudendo il periodo moderno, ma si avverte comunque come l'eredità della ragione illuministica forte sia stata in un certo senso assorbita dalla tecnologia. Dinanzi ad un modello di razionalità debole rispetto a questioni più grandi di lei, spesso la ragione esita tra semplificazioni polemiche e banalità inutilmente erudite. Tutto sembra risolversi in un semplicistico bisogno di concretezze, ma il vuoto interiore scuote le coscienze. La nostra società pare rifiutare le categorie di tipo teologico con cui si è costituito il linguaggio della religione in Europa, eppure rimane una domanda di sacro. È una contraddizione? No, sostengono ancora i filosofi contemporanei, perché alle crisi dell'infinito corrisponde sempre una crescita delle idolatrie. Così l'uomo è portato a ricercare una spiegazione a tutto il bene, il bello, ma anche il male e il catastrofico che lo circonda e lo coinvolge, affidandosi a qualcosa di soprannaturale per continuare a sperare e a vivere. Ricerca e si affida al sacro, ovvero a tutto quello che non riesce a definire, ma che è pur sentito come una presenza affascinante. L'uomo è portato sempre a ricercare nuovi spazi, a spingersi oltre confini che non sono quelli definibili, solo con l'intelligenza intesa nel senso etimologico del leggere dentro. La realtà del sacro porta su spazi che si intuiscono essere presenti oltre la razionalità umana. Gli uomini, e nello specifico i giovani, oggi non sono contro Dio e contro la Chiesa, ma hanno imparato a viverne senza. Da una parte le famiglie di origine non hanno trasmesso loro la bellezza per la vita di fede, per una vita pienamente umana. Dall'altro le comunità parrocchiali sono ancora solamente luoghi di esercizio della fede, ma non sono ancora diventate luoghi di generazione alla fede. Manca, oggi più di sempre, la fondamentale dimensione della testimonianza, mentre è sopraggiunta una cultura nuova con parole d'ordine molto diverse e lontane dal Vangelo. Ma il mondo ha bisogno certamente di Dio, sottolinea Papa Francesco, che in più occasioni ha messo in guardia dall'individualismo, una tentazione anche per i cristiani. La fede, spiega il Papa, non dà solo alcune informazioni sull'identità di Cristo, bensì suppone una relazione personale con Lui, l'adesione di tutta la persona con la propria intelligenza, volontà e sentimenti alla manifestazione che Dio fa di se stesso. E a qualche giorno dalla chiusura del Giubileo della Misericordia, il Papa, parlando ai Vescovi di Francia, riuniti in assemblea plenaria per la conferenza episcopale fino al 9 novembre a Lourdes, ha chiesto al Signore di aprire cammini nuovi perché gli anni a venire siano impregnati di misericordia per andare incontro a ciascuno offrendogli l'amore e la tenerezza di Dio. In questo filmato l'autrice a un certo momento allude al fatto che la nostra, più che una stagione di perdita delle risposte, cioè rinuncia alle risposte, si rinuncia alle domande, cioè quello a cui alludeva padre Giancarlo Bruni, cioè la ricerca di senso, beh, secondo lei è una domanda che ci si fa poco, cioè è diminuito, cioè questa domanda sul senso dell'esistenza, secondo te, oppure no? Io dico a livello così normale dell'uomo comune, ma anche sul piano della scienza filosofica, per esempio. Che cosa ci dici te a proposito? Ma certamente diciamo, viviamo in un'epoca in cui, per la cultura, diciamo così, consumistica in cui siamo un po' immersi, che è la cultura appunto del mercato, la cultura dominante oggi, la domanda sul senso di quello che facciamo si affaccia difficilmente alla coscienza, sempre più difficilmente. Siamo portati un po' tutti a vivere nella dimensione dell'immediato, del presente, nel soddisfare appunto i nostri bisogni. Poi chiaramente viene per tutti il momento in cui la vita entra appunto in crisi e allora la domanda di senso riaffiora. Io non credo appunto che la domanda di senso, antropologicamente parlando, sia possibile estinguerla, perché l'uomo appunto è fatto per cercare un senso, un significato in tutto ciò che fa.
e in particolare appunto un significato alla propria vita e al fatto appunto che deve soffrire, che deve morire, ma non soltanto questo, anche al significato della bellezza del mondo in cui vive, unita appunto alla sua caducità. Però appunto nel tempo in cui viviamo tutto questo viene, per così dire, un po' addormentato, ecco. Viviamo in un tempo in cui le coscienze sono addormentate, forse si è persa anche un po' la speranza di poter dare risposte. Appunto nel filmato si faceva riferimento alla ragione forte di età illuminista o post-illuminista, che aveva risposte certe per ogni questione, anche semplificando molto. Chiaramente il Novecento ha aperto, è anche un po' il secolo che ci ha lasciato in eredità l'incertezza un po' su tutto. L'incertezza che però appunto non deve necessariamente arrivare a sopprimere la domanda che c'è nel cuore umano. Il fatto appunto che non ci siano certezze evidenti spinge in realtà a cercare, sempre di più. Certamente c'è bisogno di un rinnovamento appunto del senso della domanda e anche il coraggio di rischiare delle risposte. Ecco, e non ci possiamo accontentare semplicemente di una ragione, come si dice oggi, debole. Non per questo che bisogna ritornare ovviamente a nessun tipo di dogmatismo, però nemmeno rinunciare al fatto che le risposte si possano arrischiare, anche se poi verrà il tempo di rivederle, di ripensarle. Però senza risposte non ci sono nemmeno ulteriori domande. Le questioni nascono sempre se vengono appunto formulate delle risposte alle domande, perché altrimenti le questioni non nascono più, non possono neppure essere discusse. Ecco, se posso notare qualche cosa nel tempo attuale, che c'è una certa rassegnazione nella ricerca dell'uomo. E questo forse appunto è anche un motivo per cui certi luoghi in cui invece si apre lo spazio alla domanda, alla ricerca e anche al tentativo di portare delle risposte che non devono essere illuminanti in toto, ma possono appunto essere, come diceva il padre Giancarlo precedentemente, dei frammenti di luce per l'uomo in ricerca. Appunto il fatto che esistano questi luoghi, penso a Bose, ma non soltanto a Bose, insomma ad altri tanti altri luoghi, nel piccolo anche la comunità di San Leolino, oppure l'eremo delle Stinche, di cui fa parte padre Giancarlo, che esistano appunto questi luoghi dove si possa ancora, ci sia lo spazio appunto di porre queste domande e di interrogarsi sul senso. Ecco, le persone ci vanno, perché siamo un po' stanchi di vivere appunto in questa cultura in cui la domanda sul senso è respinta ai margini dell'esistenza, perché viene considerata quasi una domanda dell'uomo che non, come dire, che non si sa integrare in questo meccanismo del consumo che un po' promette una felicità a portata di mano, che poi in realtà è tutta illusoria, perché questa felicità non c'è, e quindi appunto lascia un po' l'uomo solo poi alla fine. C'è sì questa spinta appunto a cercarla, la felicità, la cerchiamo un po' tutti, la cerchiamo più tutti come consumatori solitari, e poi appunto quando ci poniamo la domanda sul senso della nostra vita ci ritroviamo improvvisamente soli, perché non abbiamo più nessun interlocutore a cui porgerla. E appunto io ripeto, questi luoghi appunto che esistono oggi fioriscono in un certo senso anche nella nostra società, sono un po' il segnale che a questa domanda di senso bisogna riaprire degli spazi. Ecco, io non vorrei lasciare l'argomento, cioè l'argomento appunto che il professor Meucci ha introdotto a sostegno, diciamo, di quello che diceva, cioè l'esistenza di alcune comunità in cui si dice comunemente, si parlava prima della comunità di Bose, perché qualcuno non sa nemmeno che cos'è, quindi era bene spiegarlo un po', comunità come la comunità di San Leolino in Chianti, di cui fa parte lui. Queste comunità genericamente tutti sanno che comunque sono luoghi di cultura, di pensiero, di elaborazione culturale, eccetera. Ma che cosa propriamente vuol dire questa elaborazione culturale? Ce lo spiegava il professor Meucci, io penso di aver capito. Cioè,
il fatto che questa domanda di senso, che in fondo, in cui in fondo sta il senso, tanta parte di senso dell'esistenza nostra, cioè credo che padre Giancarlo ce l'abbia chiarito fin dall'inizio, cioè la nostra ricerca di senso è già parte del senso dell'esistenza, cioè il nostro vivere è bene che abbia in sé questa ricerca del significato, perché senza quello non siamo vuoti, non siamo niente, eccetera. Ecco, questa domanda di senso che si vede un pochino indebolita in un mondo, mi dispiace ripetere i termini magari un po' usurati, dell'uomo consumista, eccetera, ma è così, insomma, è un mondo in cui vale solo il mercato, oppure il denaro usato, utilizzato in un certo modo, nessuno vuole demonizzare quello che ci fa vivere, però così, diciamo, fatto fine, non fatto... definito come mezzo per vivere, questi ambienti che cercano di recuperare questa domanda, di svilupparla, di ripensare, di comunicare, cioè, sono ambienti particolarmente significativi. E quindi che ci stanno a fare questi uomini o queste donne che stanno insieme, vivono insieme, eccetera? Stanno proprio per recuperare, cercare di chiarire, di approfondire questa domanda. E quindi volevo dire, qualcuno che si pone il problema, per esempio, di cercare di capire il senso, no? Certo, noi siamo molto operativi, questo lo dice ora, mi dispiace attardarmi, ma lo dicevate voi e anche il servizio di Cristina Minotti, cioè siamo travolti dal pratico, no? E quindi sembra che anche le comunità religiose debbano fare le cose, perché quelle che non fanno le cose non hanno poi un gran senso. In realtà, invece, in questa prospettiva, volevo dire, è un'attività di sacrificio, ma è un'attività molto meritoria, perché contribuisce a completare oppure a aiutare l'uomo nella sua ricerca, nella ricerca personale di felicità, di significato, insomma, di quello che si vuole, in cui c'entra, è ovvio, anche questo bisogno di senso del sacro. Ecco. Questa aspirazione umana, io lo vedo, questo bisogno, eccetera, oggi è di moda anche affrontarla attraverso le scienze, come le scienze, insomma, vabbè, io penso sia una scienza, non so se mi sbaglio, come la psicologia, e certe volte queste analisi di questa natura forse in qualche modo deformano, non so se dico la verità, se dico qualcosa di sensato oppure no. Insomma, la scienza di indagine di questo bisogno può essere anche la psicologia oppure no? Io la domanda la rivolgo a tutte e due, che mi risponde per primo, non so. Padre. Io rispondo dicendo che è positivo, positivo, ecco, questo è sempre positivo per me, il partire proprio dall'umano. E quindi, ecco, poi la psicologia oggi che recupera una categoria che è fondamentale anche proprio nella esperienza religiosa, che è la categoria del padre. Perché, ecco, e qui mi riferisco anche a persone che frequentano la comunità di Bose, ecco, come alcuni psicanalisti, come Massimo Recalcati, ecco, ecco, in cui il discorso viene fuori, ecco, proprio per cui ciò che veramente irrompe in questa nostra generazione è la mancanza. Oggi si sente questa evaporazione, per usare un'espressione, scusatemi, di Lacan, questa evaporazione del padre. Che ha significato? La scomparsa della legge, il tramonto della autorità e il bisogno forte, e quindi con l'imporsi proprio del carattere così
feticistico delle merci, l'oggetto, il consumo, come dicevamo. E quindi questo bisogno di rivisitare una figura, ma in termini ormai di testimone. Per cui il padre non è solo il padre comunemente detto, ma il padre, come veniva fuori dal discorso anche precedente, il padre è ad esempio ogni creatura, ogni comunità, testimone. Testimone nel tempo della esteriorità di ridiscendere nell'interiorità, nella profondità, a leggersi dentro chi e che cosa ti abita. Testimone nel tempo del rumore, del chiasso, dell'urgenza, del silenzio, che è condizione per ascoltare. Testimone, ecco, nel tempo di questo consumo continuo e facile, testimoni, ecco, delle fami e delle seti profonde dell'uomo. Ecco, in questo si capisce anche il monachesimo, quindi la paternità anche del monachesimo, il quale monachesimo, ecco, nel tempo della crisi, e la crisi è sempre un'opportunità, guai chi nella vita non ha passato il tempo della crisi, è sempre un'opportunità per riandare all'essenziale. Il monachesimo ama la vita, ama questo mondo, ma proprio perché lo ama, non lo vuole privare di questa testimonianza dell'essenziale. Ecco, dove davvero, ecco, avere il senso, e quindi anche il senso della riscoperta, se si vuole, del Padre. Qui ripenso, lasciatemelo dire un attimo, al Padre nostro. Gesù che dice, quando pregate dite Padre nostro. Nessun ritorno nostalgico al Padre padrone. Nessun odio verso il Padre. Il Padre nostro, e dire Padre è dire il proprio limes, il proprio limite, fondamentale nel tempo dell'individualismo, della titolarità della propria decisione, del non dovere neanche pensare alla morte, il sentirci limitati. Non sono l'origine di me stesso. Altre da me, e un altro da me mi ha generato. Non sono l'approdo alla vita eterna, se vita eterna c'è da me stesso, un altro da me mi dà vita. Non sono il titolare unico della mia decisione, un altro da me mi dà un orientamento. Vita buona è vita che si prende cura, ripeto, di sé, dell'altro e del creato. Un padre non padrone, a cui sta a cuore la mia libertà e la titolarità della mia decisione, gli è cara. Apocalisse 3:20, io sto alla porta e busso, se qualcuno mi apre. Questo va detto. Dio, nell'esperienza della fede, ha la prima parola, ma l'ultima la lascia all'uomo. Certo, questo è il problema, il tema della libertà. La lascia all'uomo. Bruno, tanto per alleggerire il tema, questo, come dire, questo invito, questa spinta a guardarsi dentro, quindi a, in qualche modo, a incoraggiare le persone a esaminarsi, eccetera, quindi a non vivere solo nella corteccia, all'esterno, eccetera, che fa bene perché ti mette nella ricerca di senso. In questa dimensione, per esempio, la cultura, ma non solo la cultura in generale, ma
la formazione, cioè in pratica la scuola è un mondo che tu capisci, può fare qualcosa oppure si deve arrendere completamente alla regola del mercato? Ma, la scuola può fare tutto in realtà. Io credo insomma che se ci lasciamo perdere queste chance, queste opportunità che ancora esistono, non lo fa. Usualmente forse non lo fa, perché forse non ci sono insegnanti, docenti o dirigenti scolastici che pongono, diciamo, come obiettivo, come finalità ultima della loro istituzione educativa questo scopo. Però ci sono tanti insegnanti che invece lo fanno, lo cercano, specialmente quelli che sono appassionati delle materie che insegnano. Ora io non vorrei trasformare questa conclusione in una specie di spot per una scuola o per un'altra, però effettivamente devo dire che il professor Meucci proviene dal Marzio Ficino come insegnamento, io ci ho studiato quando ero giovane. Effettivamente, ecco, in una dimensione di scuola di questo tipo non è che sia meglio delle altre, ma comunque, ecco, dalla cultura e dalla formazione cioè sempre traspare qualcosa di questo tipo. Ecco, io me lo ricordo 50 anni fa, anzi di più, 60 forse, io non me lo ricordo, insomma lasciamo stare. Bene, io mi scuso con voi perché voi siete molto profondi, in realtà i tempi televisivi sono quelli che sono, è un tema così, effettivamente è un tema da cattedra universitaria che dura un corso un anno intero, insomma. Quindi per forza di cose abbiamo dovuto un pochino banalizzare, ma vi ringrazio perché avete messo bene in prima linea proprio il senso del bisogno di Dio, è semplicemente la ricerca del senso dell'esistenza, che comunque sia è già un momento di senso dell'esistenza nostra. Devo chiudere, io lascio come ricordo a padre Giancarlo Bruni questa pubblicazione sul Museo della Basilica di San Giovanni e la guida del Sistema Museale del Valdarno, siccome lui sta in Chianti, al professor Meucci. La prossima puntata andrà in onda mercoledì prossimo, che è il 16 di novembre, se non mi sbaglio, ed avrà come titolo lo sport, due punti, agonismo, divertimento, educazione oppure affari. Si incappa nel tema di prima, no? Ospiti saranno Stefano Stagno di Castelfranco e Don Luca Meacci di Figline. Dunque le repliche della trasmissione, della puntata, come d'uso, andranno in onda sabato alle 17.30 e la domenica alle 12.15. Riprende la rubrica Segno 7 News, che sono le notizie dalle diocesi, con l'orario consueto, il venerdì alle 17.30, il sabato alle 12.30 e la domenica alle 9.30. La rubrica è sempre curata da Vincenzo Caldarella. Vi ricordo che poi è in sovraimpressione il sito www.segno7.it per chi volesse vedere che cosa c'è nel sito della nostra rubrica, ma soprattutto per consultare l'archivio delle puntate, perché le nostre puntate sono riportate nell'archivio su internet, per cui uno se le può vedere se ne ha voglia, anche se non ha potuto vederle direttamente il mercoledì sera. Vi ringrazio della vostra attenzione, ringrazio di nuovo i nostri ospiti che sono stati molto gentili e bravi, e vi do appuntamento al 16 di novembre. Arrivederci.